Abbiamo fatto un primo tempo, secondo me, di livello buono come intensità, poi siamo crollati un po'. Il merito è un po' anche della Quacchiara, che ha giocato al massimo tutta la partita, che in questo momento ha questo divario rispetto a noi. Prosegue dalla stagione, manca una partita, manca la fase finale degli Under 20, che oggi hanno avuto grande spazio, quindi noi puntiamo su questo per il futuro. Alla fine è stata una partita difficile, perché comunque loro sono in grande forma e noi siamo in un momento difficile. Però sportivamente parlando, però il futuro penso che sia dalla nostra, ecco.